Il nostro caro Dita d'inchiostro titolerebbe Marco Polo, il dado con il gioco attorno. Già perché in questo piazzamento lavoratori è questo il cuore del nostro piazzamento, sono questi i nostri lavoratori. La partita a Marco Polo dura 5 round ed il giocatore dispone appunto dei suoi 5 dadi che lancia all'inizio di ogni turno e poi nella fase azione ciascuno a turno piazza nelle varie locazioni del nostro tabellone i lavoratori per eseguire immediatamente le azioni indicate. Facciamo giusto un excursus rapido sulle azioni, diciamo, seguendo un percorso logico. Si parte dalla locazione che ci fornisce le risorse che ci saranno utili successivamente, risorse che sono di tre tipi: oro, seta e pepe, a cui si accompagnano cammelli e monete che vedremo dopo, vengono utilizzate in altra parte del tabellone. Altre azioni possibili, posizionando sempre i nostri dadi, sono l'ottenere 5 monete o 3 monete, o ancora i favori del Khan, che ci consentono di scegliere tra tre risorse, tra le tre precedenti, più due cammelli. A cosa servono tutte queste risorse? A perseguire due strade principali attraverso le quali fare i punti, una delle quali è evadere i contratti. I contratti possono essere acquistati piazzando un dado su questa locazione, quindi ottengo il contratto, e quindi a questa, diciamo, grammatica, questa sintassi. L'altra azione principale attraverso la quale fare punti è viaggiare. All'azione di viaggio si accede stavolta puntando due dadi sulla locazione. Breve parentesi sul posizionamento dei dadi, che poi è la chiave principale della meccanica. Le locazioni non sono esclusive, innanzitutto ci indicano quanti dadi posizionare sulla riga per eseguire quell'azione e la quantità di risorse che ne ricaviamo o il numero di azioni che facciamo sono indicate dal valore più basso del nostro dado, ma quello che è più interessante è il fatto che le locazioni appunto non sono esclusive, posso sovrappormi ai dadi di altri giocatori che hanno già eseguito quell'azione a patto di pagare il numero di monete del valore più basso dei dadi che sto sovrapponendo agli altri, indipendentemente da quanti dadi ho sotto di me. E questo è particolarmente interessante. Perché dicevamo delle due vie? Perché appunto le risorse che abbiamo elencato prima fondamentalmente sono il requisito per ottenere un'abilità, una tantum, e soprattutto punti vittoria, molti punti vittoria. Lo stesso numero di punti vittoria li possiamo ottenere sull'altra via. Cammelli e o monete ci servono per viaggiare. Viaggiare vuol dire spostare il nostro meeple dalla città di Venezia sino a Pechino o per raggiungere le città indicate dalle due carte obiettivo che abbiamo da inizio partita. Viaggiare vuol dire quindi raggiungere città e villaggi. Nelle città in particolar modo ci torna utile piazzare la nostra casetta perché il primo giocatore che vi approda ottiene questo bonus una tantum. Tutti i giocatori che approdano qui e che quindi piazzano la loro casetta accedono ad un'altra locazione sulla quale piazzare successivamente i propri dadi per ottenere sempre nuove azioni che ci potenziano, che ci danno ulteriori punti vittoria. Dicevamo appunto la partita si esaurisce al termine dei 5 round, i punti sono dati da ciò che abbiamo accumulato nel corso della partita in termini di punti, ma soprattutto ci premierà Pechino. Pechino premia chi arriva prima, quindi per valori crescenti di punti vittoria, il primo, secondo, terzo ottengono 10, 7, 4 punti vittoria e così via. L'altra strada invece, dicevamo, è quella dei contratti, chi ne ha di più ottiene ulteriori 7 punti vittoria. L'ultima cosa che resta da dire, ogni giocatore ha scelto a inizio partita un personaggio che gli conferisce abilità speciali e che al solito stravolgono una o più regole del gioco in maniera abbastanza pesante, poi vedremo anche nei commenti. Quindi, chi ha più punti al termine dei 5 round vince. I German ritornano con furore in questo gioco dopo un periodo in cui c'è stata una degna produzione, ma forse poco che mi abbia effettivamente preso visceralmente. Cosa dire di questo titolo? Molto bello. Però ci sono tre difetti che io ho riscontrato, che magari non sono fondamentali, ma non mi sono andati totalmente giù. Il primo, i personaggi. Alcuni personaggi effettivamente snaturano il gioco. Non dico che siano sbilanciati, ma sono sbilanciati. E sì, a me i giochi con personaggi che sono sbilanciati. Fa venire mal di stomaco Sì, così. passami un Malox. Seconda cosa, Marco Polo.
viaggiatore, mi aspetto un titolo dove ci sia molto viaggio, e questo titolo in realtà sì, se viaggi vinci, se hai il personaggio giusto e gli obiettivi giusti. Paradossalmente, qui si ritorna magari sui personaggi che snaturano la meccanica di gioco, quello che è l'idea che avrei io di questo titolo. Ci sono alcuni casi in cui seguire strade che non sono il viaggio, o bloccarsi a un certo punto del viaggio per dedicarsi al commercio, è più che conveniente, anzi doveroso. E sì, se io gioco a Marco Polo, mi aspetto di arrivare in Cina andata e ritorno. Terza cosa, per quanto la componentistica sia veramente molto bella e la grafica non mi dispiaccia, all'inizio ho fatto veramente fatica. Le strade ci sono, si vedono, però nel momento in cui prendi in mano le carte obiettivo, non ti accorgi, magari sei convinto due città siano collegate e invece no. Oppure sulla carta vedi il tragitto, sei convinto che sia un tragitto percorribile, invece è qualcosa di costosissimo. E questo è un problema però che riguarda solo, secondo me, le prime partite, perché poi ci fai l'occhio e non senti più tanto problema. Cosa mi è piaciuto? Mi è piaciuto veramente tanto la scelta azioni, soprattutto perché il fatto che il gioco cresce, più tu viaggi e ti allarghi, più azioni hai a disposizione. Peccato che non è detto che a seconda del personaggio che tu abbia, poi effettivamente ti saranno oppure no. Però intanto comunque c'è questa possibilità. E tante, tante scelte strategiche. E non ho percepito grossi blocchi, nel senso che comunque accumulando monete, permettendo, puoi comunque evitare gli stalli dovuti al fatto che qualcuno ti rubi l'azione, almeno la maggior parte delle volte, poi insomma, ci sono casi in cui questo effettivamente non è possibile. E voglio concludere dicendo che c'è un personaggio che quando uno va al mercato gli fa guadagnare una risorsa che io odio profondamente, però vabbè. Pitalio, il gioco complessivamente mi è piaciuto, l'ho trovato divertente e mi ha lasciato veramente la voglia di rigiocarci nonostante questi difetti che ho riscontrato. Quindi per me è una 7. Allora, raramente mi sono trovato in questi ultimi anni d'accordo con i vari premi della giuria che ci sono verso fine anno, dopo le manifestazioni d'autunno. Vedi ad esempio l'International Game Award, che negli ultimi anni ha premiato dei titoli che, insomma, mi cozzavano un po'. Quest'anno invece mi trovo perfettamente d'accordo con chi è stato premiato, ovvero Marco Polo. Perché? Perché Marco Polo ha delle componenti che sono davvero brillanti, nel senso che mettiamo insieme un gioco che è profondo, che è comunque veloce nella sua esecuzione, 20-25 minuti per giocatore, per un massimo di 4 giocatori, e che ti dà comunque un ampio ventaglio di scelte possibili a mano che il gioco cresce durante la partita. Quindi tutti elementi che messi insieme mi trovano felice di sedermi al tavolo a giocarlo. Cosa in particolare mi piace? Mi piace il fatto che comunque c'è sempre qualcosa di possibile o di alternativo a quello che magari avevi pensato, qualora magari il giocatore prima di te sia intervenuto a fare delle scelte che magari cozzano con quello che hai determinato tu. E soprattutto qualcuno avrà detto che magari i contratti sono piuttosto determinanti in questo gioco. Però io ho visto che viaggiando e sviluppandosi sul lato del percorso verso Pechino, si possono attivare delle azioni che, messe in combo, ad esempio, con il mercato, quindi produzione risorse e esecuzione di azioni che forniscono punti vittoria, possono creare dei motori non indifferenti di produzione punti vittoria. Quindi poi sicuramente viaggiare non è facile perché è molto oneroso in termini di spesa, di dadi e tutto il resto. Però se la disposizione dei contratti è messa bene, ci sono delle cose interessanti, produciamo delle risorse che ci possono fornire quello che ci può dare appunto un bel motore. Il risultato può essere molto efficace anche da questo punto di vista. Certo che i contratti non sono indifferenti. Il fatto che chi ne ha di più comunque faccia 7 punti di vittoria al termine, il fatto che comunque molti sono appetibili e molti si conseguono già in automatico facendone di altri disponibili immediatamente sulla nostra propria plancia o tramite risoluzione di altri. Chiaramente è un vantaggio. Ecco, forse l'azione proprio di pesca di contratti a volte è un po' sottotono, secondo me, perché
perché appunto c'è un meccanismo di autogenerazione di contratti che peschiamo in automatico. Quindi in 5 turni effettivamente forse è un'azione che a volte io non ho perseguito più di tanto. Infine, che dire, ci sono i personaggi che sono molto vari, hanno delle azioni tutte potentissime in generale e a volte possono sembrare sbilanciati, ma più che in sé, io li ho trovati sbilanciati a volte nella combinazione fra di loro. Ovvero, magari ci sono dei personaggi che di per sé, se sono in un certo calati in un certo parco di altri personaggi dello stesso di una certa tipologia, possono essere più o meno forti rispetto ad altre situazioni. Quindi sono degli eccessi, tra virgolette, relativi, secondo me. Però, ciò nonostante, il gioco rende bene, è piacevole, scorrevole, il downtime lo sento molto poco, soprattutto i primi turni, credo ce ne sia addirittura meno, chiaramente verso il finale si ragiona un po' di più per cercare di sfruttare al massimo le cose, però devo dire che ogni volta che lo gioco mi diverte parecchio. E quindi in conclusione mi ha dato proprio delle belle sensazioni e soprattutto mi ha dato la voglia di rigiocarlo. E quindi per me arrivo a un 8,5. Ti è piaciuti? Dici che la Sì, faccio vedere quello la sì. tartaruga? Per cui Faccio vedere la tartaruga chi che mi è veramente piaciuto io. Ricchezza, fama e potere. C'è stato un uomo che ha conquistato tutto questo. Il suo nome è Marco Polo. L'abbiamo studiato a scuola, ha scritto il Milione. È un avventuriero dell'antichità. Solo che quando ce lo facevano a scuola era una cosa noiosa, insomma, per me era noiosa. Invece era molto più interessante, il gioco da tavolo di Marco Polo. Quando l'ho visto, ho detto, prima di tutto l'ho fatto saltare in aria come adesso, ma ho visto che c'erano tutte le cose dei German. Ci sono un sacco di componenti German, piazzamenti, robe varie, ma ci sono i dadi. I dadi sono una figata assurda perché non funzionano come i dadi, porca miseria, perché tu li tiri, sei esaltato, ma poi li vai a piazzare. Eccolo la fregatura. C'ero già cascato, era già successo con altri giochi, non è niente di originale in questo. Cosa rende questo Marco Polo originale e accattivante per il maledice in questione? Questa cosa qui, questa cosa semplicissima e altrettanto geniale. La scelta di un personaggio iniziale sarà banale, saranno sbilanciati, dite quello che volete, ma secondo me dà una caratterizzazione al gioco, una tattica sempre diversa, perché ogni personaggio richiede una strategia diversa, un approccio diverso al gioco che secondo me è tanta tanta roba. In altri genere non ho mai visto una cosa simile, per carità. Cito Terra Mistica perché hanno le razze, hanno particolari diverse, ma qui proprio si parla di abilità completamente diverse e tutte quante gravissime. Si parla di cose dadi in più, alieni nella Cina, insomma, c'è di tutto. Concludo dicendo: Marco Polo è finito per qualche strano motivo nella mia ludoteca. È finito per questa cosa dei personaggi, ma anche perché la sua durata, parliamoci chiaro, Marco Polo non ti ruba più di mezz'ora. Se tu hai degli amici, non sai cosa fare, gli dai un Marco Polo. Te ne vai in centro e questi si divertono. Perché Marco Polo è anche semplice, non ha bisogno di stare lì a cervellarci. Hai 4 regole in croce, una meccanica, semplice, originale, un tocco American. Sì, Marco Polo mi sento di consigliarlo. O se non altro, provatelo se vi capita di finire un gioco da tavolo. Cioè, di finire un gioco da tavolo, di finire su un tavolo dove c'è un gioco da tavolo. È difficilissimo da Mi dire, sta sta uscendo cosa. il sangue dal Lo naso. so, lo so. Lo faccio sempre uscire. Per questo motivo, e anche perché sto seguendo la serie TV Marco Polo, dove si fanno un sacco di arti marziali, Marco Polo raggiunge il voto incredibile di 7,5. Dopo un bel po' di partite, devo confermare le impressioni che avevo avuto e commentato in altre circostanze, aggiungendo qualche elemento. Io qui, in Marco Polo, da un punto di vista delle meccaniche, o meglio della strategia, vedo due strade. Quella degli obiettivi da un lato, e quella del viaggio, naturalmente, per conseguire i punti vittoria. Non sono due strade alternative. Inevitabilmente, per le dinamiche che si creano durante, per le locazioni soprattutto che vengono aperte dai vari villaggi, le due strade si intersecano. Però, necessariamente, da un punto di vista strategico, se vogliamo ragionare sul lungo periodo, anche se Marco Polo non ce lo consente tanto, dobbiamo perseguire una delle due vie.
Quella del viaggio in particolar modo mi sembra abbastanza proibitiva, soprattutto nel cercare di centrare entrambi gli obiettivi delle carte, che francamente in tante partite non mi è mai riuscito. Ho sempre l'impressione che bisogna volare per poter ottenere i punti vittoria di queste carte. In ogni caso sono entrambe vie particolarmente stimolanti. In un piazzamento lavoratore, in un German, che come da tradizione, e Marco Polo la conferma tutta, c'è solamente un sapore vago di ambientazione della storia che vorrebbe narrare, ma questo ci sta tutto. Ci aiutano magari un pochino i personaggi. Ecco, a proposito proprio dei personaggi, tutto sto sbilanciamento francamente non l'ho trovato. Dalle prime partite certamente lo si percepisce, però dopo un bel po' di partite ho visto vincere anche personaggi che non erano quotati nel party, e posso dire che dal mio punto di vista conta più l'esperienza, diciamo lo sbilanciamento tra l'esperienza dei giocatori al tavolo, che non lo sbilanciamento che danno questi personaggi. Questo depone a favore di Marco Polo, quindi conta effettivamente saperlo giocare. Nonostante questo, la curva di apprendimento è bassissima. Marco Polo si apprende sin dalla prima partita, riesce ad essere chiaro nella dinamica, che è molto lineare, in cosa bisogna fare per arrivare alla vittoria, o almeno per tenderci, sin dalla prima partita, sin dalle primissime fasi, che poi di fasi ce ne sono, di round ce ne sono 5. Quindi quello che mi preme premiare in Marco Polo è il fatto che sia proponibile veramente a tutti. È un gioco dalla complessità che oserei definire medio-bassa, e quindi è consigliabile anche al neofita, o meglio è un buon introduttivo al piazzamento di lavoratori German, che come tanti altri utilizza i dadi per ottenere le azioni, ma lo fa in maniera intelligente, con quell'intelligentissimo meccanismo che sovrappone i dadi gli uni agli altri previo il pagamento in danese, in moneta. In definitiva, lo premio così come lo premiavo nelle mie primissime partite, con un bel 7. Male Polo. Ok. Docolo, cazzo. Subito Cano Polo. Cano Polo è bellissimo. Marco Polo. Bellissimo. Bellissimo.